Deep Red Stories. Deep Red Stories. Grandi storie dal mondo del vino. Di Alessandro Rossi. Di Alessandro Rossi. Solitamente raccontiamo storie di vite passate che fanno parte del mondo del vino. Ma oggi invece vogliamo raccontarvi la storia di un astro nascente, di una ragazza che in pochissimo tempo ha deciso che il vino sarebbe stato il suo avvenire ed ha invaso il palcoscenico di questo mondo con una velocità tale che forse ancora molti non sanno esattamente chi è o forse, ancora meglio, che cosa voglia fare nel mondo del vino. Lei è Anna Cardina e questa è la sua storia. Esistono persone che nascono appositamente per scalare le cime delle montagne più difficili, quelle più ripide e pericolose, percorsi ardui e adatti alle persone atte a divenire qualcuno o qualcosa. Anna Cardin, la protagonista della nostra storia, perché a me piace raccontare le storie, si potrebbe tradurre in una frase coniata da Michelangelo. La mia paura non è di avere un obiettivo troppo alto e non raggiungibile, ma sceglierne uno troppo in basso ed arrivarci. Dicono che l'eccellenza sta nel realizzare qualcosa da solo senza l'aiuto di nessuno. Questo è un assioma assoluto che da sempre l'ha affascinata. Ma ritorniamo al nostro personaggio. Chi è Anna Cardin? Anna nasce in una famiglia convenzionale, una di quelle famiglie che hanno fatto la storia dell'Italia dei film commedia degli anni 60. Ma come in tutte le famiglie dei rotocalchi, spesso nasce un ribelle, in questo caso una ribelle, che vuol far conoscere al mondo la sua idea di vita. Il vino a quell'età non era assolutamente nei programmi e non lo fu fino al 2012. Anzi, fino a quella data, per il vino Anna aveva una certa repulsione. Anna esce di casa alla giovane età di 18 anni, sbattendo la porta come tutti i giovani ribelli che si rispettino. Perché Anna vive tutto amplificato e complicato, dai sentimenti alle relazioni, ovviamente anche il suo lavoro. Ma ripercorriamo la sua vita passo per passo. Perché come vi anticipavo, questa non è la storia di un personaggio del mondo del vino in gonnella. Anche perché vi anticipo che la carriera di Anna deve ancora incominciare, vista la giovane età. Ma un racconto su come l'interesse verso una materia come il vino possa poi tradursi in qualcosa di concreto e possa essere da esempio per tutti. Anna si diploma all'Istituto Alberghiero di Casale Monferrato nel 2000, con l'indirizzo di sano. Poi, come vi raccontavo, molto più tardi si appassiona al mondo del vino. Ma un momento, cosa spinge un futuro professionista del vino a percorrere questa strada? Molte persone che ho incontrato durante la mia carriera non sono mai stato in grado di darmi una risposta. Anna sì. Anna, durante un corso, ha riconosciuto un profumo perfettamente, quasi spontaneamente, in maniera nitida e precisa. E da quel momento la memoria gustativa si è collegata all'olfatto e si è resa subito conto delle sue capacità, molto più amplificate di tanti altri futuri colleghi. E da allora la domanda è sorta spontanea. Se io li riconosco meglio di loro, perché non posso diventare una sommelier? Anzi, la miglior sommelier? Già sapeva di poter arrivare in alto, molto in alto. Alla domanda perché hai scelto il vino, lei risponde sicuro. Perché ho capito che potevo farcela. Tutto qui. Mi sono appassionata ed ho continuato. Da qui inizia la sua ascesa. Corsi, master e finalmente miglior sommelier FISAR. Tutto in pochissimi anni e di corsa, perché la sete di successo è tanta ed il tempo è prezioso e lei non vuole sprecarlo. Anna ha un ego smisurato, idee precise sul lavoro e la giusta rabbia per ottenere successo. Se vogliamo anche egocentrica, ma in fondo, come tutti i caratteri esuberanti, questo suo modo di essere la rende una persona molto buona e speciale, con un carattere invidiabile, soprattutto sotto il profilo professionale. È piemontese ma ormai veneziana di adozione. Prima per amore, infatti si trasferisce in Laguna proprio per questo. Ora per credo. Dal 2006 al 2010 presta servizio presso l'hotel Villa Laguna nel Lido di Venezia,
E qui conosce Riccardo Sabatini, personaggio fondamentale per la carriera di Anna, che le inizia il mestiere di sommelier. Poi la volta dell'osteria L'Orto dei Mori di Venezia dal 2010 al 2015. Successivamente passa all'osteria Giorgione, dove si affronta una cucina tradizionale ma influenzata da tratti orientali. E qui si ferma fino al 2017. Dal 1 aprile sarà la sommelier della cantina del ristorante Venissa di Venezia, Stella Michelin. Sua prima esperienza ad altissimi livelli, spalla a spalla con la squadra guidata dallo chef Francesco Brutto, giovane speranza italiana dei fornelli e cuoco dell'anno, secondo la guida dell'Espresso. Ma la signorina Cardin è una sommelier, una di quelle che sta costruendo una carriera principalmente sul bicchiere. Fa parte di quella quota rosa che oggi va tanto di moda, che spacca il capello, che sta cercando il suo stile e lo sta coniando poco a poco. Alla domanda a chi ti ispiri, lei risponde: a nessuno. Non sono un Gardini e neanche probabilmente lo sarò mai, ma ho le idee molto chiare. So cos'è il vino e quello che devo raccontare. Ognuno ha il suo stile e va rispettato. Ma quello che impressiona Diana è il carattere. Un carattere così forte e deciso da spiazzare, a volte un mondo maschilista come quello del vino. Anna non è una politica, anzi, odia la materia e non la applica alla sua vita. Proprio per questo decide di dissociarsi dalla Fisar e di muoversi autonomamente portando avanti le sue idee contro tutto e contro tutti. Dice infatti: non rinnego le origini, ma ne contesto gli sviluppi. Non amo essere chiuso in uno schema e certe associazioni purtroppo non evolvono. Sono ferme su idee oramai obsolete. Ma la cosa più bella ed emozionante è stato quando le ho chiesto il motivo per cui vuole ottenere fame e successo. E dopo qualche bicchiere di vino, la sua risposta è stata: perché voglio far passare la più bella vecchiaia possibile ai miei genitori. Deep Red Stories. Deep Red Stories. Grandi storie dal mondo del vino. Di Alessandro Rossi. Di Alessandro Rossi. Alessandro Rossi.